Ciao ragazze, eccomi qua per questo nuovo tutorial. Mi sono appena lavato i capelli, li ho divisi in due perché oggi faccio la l'affittage con due prodotti trovati in Italia. Da una parte faccio la l'affittage con il prodotto con silicone e dall'altra parte faccio la l'affittage con un prodotto senza siliconi. Io non uso, lo sapete già perché avevo detto nell'altro tutorial, non uso prodotti con paraffina petrolati, però ogni tanto io uso prodotti con silicone e niente. Vi faccio vedere i risultati, vi faccio vedere dopo anche i prodotti che ho usato e vi devo spiegare un sacco di cose, ragazze. A dopo. Un bacio, ciao. Ora vi spiego cosa ho combinato. Siccome nel gruppo vedo un sacco di ragazze che hanno difficoltà di trovare delle creme senza risciacquo, ho iniziato una ricerca sulla possibilità di sostituire la crema senza risciacquo per un balsamo e ho trovato un video che è stato uno dei primi video che ho visto quando ho voluto ritornare riccia. E in questo video c'è il parrucchiere brasiliano conosciuto come il re dei ricci. Lui si chiama Robson Trindade e Robson consiglia alle sue clienti l'uso di alle sue clienti e a tutte le ricce uso di balsamo al posto della crema senza risciacquo, però lui consiglia uso di prodotti senza paraffina, senza petrolati e senza siliconi. E vi spiego cosa ho combinato, ragazze. Io ho fatto l'affittage con due prodotti diversi. A destra ho fatto l'affittage con questa crema qua che ha un silicone e a sinistra ho fatto con questa crema con balsamo qua e a sinistra ho fatto con questo balsamo qua che è ottimo per essere un balsamo da supermercato, ha un inci veramente ottimo e l'effetto più o meno è uguale. L'unica cosa è che questo di qua va più nell'occhio, ma è solo perché dentro a questo balsamo ci sono dei brillantini. Però l'effetto è abbastanza simile. E perché ho fatto con questo balsamo qua che ha un silicone? Perché le ragazze del gruppo delle ricce brasiliane in Europa, la Paola, un bacio Paola di questo gruppo e del blog Beleza Sem Fronteiras, mi ha consigliato l'uso di questo prodotto qua da provare e anche ho letto perché ho iniziato a fare questa ricerca qua. È Robson Trindade che è re dei ricci, lui consiglia di usare prodotti bio, però cercando, ho trovato due blogger brasiliani che invece consigliano l'uso del balsamo, però loro dicono è solo il balsamo, può essere anche un balsamo con siliconi. Allora ho detto faccio la prova con tutti e due i tipi e vedremo come andrà a finire. E ragazzi, continuando a parlare di questo re dei ricci, lui consiglia alle ricce uso di prodotti, scusatemi, di shampoo senza solfati e lui consiglia l'uso del balsamo al posto della crema senza risciacquo, però vi ripeto, lui usa balsami senza paraffina, senza petrolati e senza siliconi sotto no. Prima, aspetta, mi sono scordata di dire, lui usa nei tutorial prodotti della marca Curls,
nei tutorial che ho visto. Vi lascio sotto link di due tutorial suoi e vi lascio anche sotto il link dei prodotti che lui ha usato in questo tutorial e vi lascio anche il sito dove potete trovare questo prodotto in Europa. Questo prodotto in Europa è un sito tedesco, però vi dico già che qua in Italia potete trovare tranquillamente perché lui usa uno shampoo a base di cocamidopropil betaini, che è il solito ingrediente che c'è nel mio shampoo dell'Esselunga, che è un shampoo molto economico, e lui usa un balsamo che è un balsamo pieno di estratti vegetali, però con un ottimo indice, però trovate anche in commercio prodotti con un buon indice, ad esempio questo qua. Quando l'ho preso al supermercato, sinceramente l'odore non mi è piaciuto un granché, però nei miei capelli l'odore è cambiato, è diventato più leggero e è cambiato un po' nei miei capelli, ora mi piace l'odore. E quindi è un prodotto da supermercato molto economico con un ottimo indice. Vi lascio anche sotto una lista, un sito dove c'è una lista di prodotti da supermercati considerati buoni. E ragazze, devo dire un'altra cosa. Nel tutorial di Robinson Trindade, cioè nel primo tutorial, vedrete come lui passa lo shampoo, però questo shampoo che lui usa è uno shampoo in crema. Vedete come lui passa questo shampoo, poi lui sciacqua i capelli e non si vede lui passando il balsamo nel primo video, si vede già lui che è a strofinare questi capelli con un mini asciugamano in microfibra. Già nel secondo video si riesce a vedere meglio, lui lava i capelli, si vede questo lavaggio dei capelli con lo shampoo, poi si vede che il momento dove passano nella cliente il balsamo facendo la fitage, una specie di fitage, e poi vedrete che lui li strofina questi capelli nel mini asciugamano, e vedrete anche nel secondo video è il prima e il dopo delle clienti. Guarda, veramente ragazze, io non lo so come ho potuto scordarmi dei re dei ricci. Non lo so ragazzi, mi sono completamente dimenticata perché io accompagno talmente tanti blog, tanti canali su YouTube, che vedete cosa succede, che io mi sono scordata di una cosa importantissima come questa. Come ho potuto scordarmi? Scusatemi ragazze. Un bacione, grazie ragazzi, eccomi qua un'altra volta perché mi sono scordata di dire due cose importantissime. E i balsami che si adattano meglio per lo styling, ossia fitage, ditolis o dedolis, plopping e altre tecniche, sono i balsami cremosi. Vedete come è cremoso il balsamo bio e anche come è cremoso il balsamo con il silicone. E un'altra cosa importante, potete provare anche con i balsami liquidi, però è molto più probabile che vada meglio con un balsamo cremoso. E un'altra cosa, la seconda cosa che dovevo dire, che se non avete l'asciugamano in microfibra a casa, potete tranquillamente usare una semplice maglietta in cotone per asciugarvi i capelli o strofinare i capelli. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione, ciao.